da noi. Cosa vuoi che ti dica? Allora, una cosa sola. Come mai sei qui? Il mio obiettivo sono i 10 kg in meno. Solo 10? Per ora. Ti ho detto l'altra volta, mi sono stancato di sentirmi dire o vedere o leggere nei commenti vari ciccione di merda, tutto il resto, e quindi ho deciso di prendere di petto la situazione. Benissimo. E in sono realtà, qui. In realtà tutti noi sappiamo che dobbiamo allenarci per la nostra salute, ma poi molto spesso ci impigliamo e deve arrivare una leva, un qualcosa che ci fa scattare, che ci fa iniziare. In questo caso purtroppo qualche brutto comments. L'haters in questo caso ha la funzione positiva di spronarti fare meglio. È stato utile a portarti qui. Come dobbiamo farlo? Dobbiamo allenarci. Dobbiamo allenarci molto semplicemente. Non dobbiamo fare cose troppo strane, troppo insolite, allenamenti troppo lunghi, troppo faticosi. Non ti darò l'occasione di scappare per primo. Faremo delle cose semplici ma efficaci. Però prima ti devo fare qualche domandina. Se è necessario. Ma dovrei essere sincero, soprattutto dalla prima, che è quella più importante. Peso di partenza, quanto pesiamo ad oggi? Non mi sono pesato recentemente, però penso intorno ai 106 più o meno. Avrei detto qualcosina in più. Vedi, vedi. Bene. Sono un falso grasso io. Ce la faremo, ce la faremo. Speriamo. Io qui, dove c'è già il tuo bel programma di allenamento, vado a segnare questo bel numerino, 106 kg. Da dove parti tu? Da dove partiamo? Per un'altezza di? 1,71. La carta d'identità è 1,73. Beh, vabbè, no, mettiamo 1,70, dai. No, la carta d'identità sta 1,73 adesso, ma te lo dico perché. Prendiamo per buono questo valore e scriviamo qui 1,73. Altre due domande. Non conta rispondere, diciamo, con espressioni dialettali del tipo sto frecato, no, eccetera. Ok, perché quello. Te lo dicono, Allora. Colonna vertebrale, vale la sincerità iniziale. Posso giocarmi i soldi? Ancora no, ancora. Io ti consiglierei di tenerlo per quando saremo in sala attrezzi. Vabbè. Ok, la situazione della tua colonna vertebrale. Perfetta. Ok, quindi io qui ci vado a mettere un bel ok. Se poi serve per limitare lo sforzo dell'allenamento, temo dopo di no. Vabbè. Temo che non limiteremo. Vabbè. Questo sarà, diciamo, un po' il leitmotiv di tutti i tuoi allenamenti. Mamma mia. Mi sa che però tu stia usando me per un po' sfogarti, no? Per. Questo è sicuro. Ah, ho capito. Questo quindi è la impressione che era. Esatto. Seconda domanda, e non vale sempre rispondere. Sto fregando. Articolazioni degli arti inferiori, ginocchia, caviglie, quant'altro, o eventualmente gomito, spalle. Sono sanissimo. Non è che qualcuno durante qualche servizio hai fatto come Brumotti? No. Corri molto più veloce nonostante, diciamo, qualche chiletto in più rispetto a Brumotti, che è un ex atleta, tu scappi più forte. Scanso. Non so se corro più veloce, scanso. Ottimo, buon per te. Quindi vado a mettere un altro ok. Qui. Troppi ok, questo troppi mi spaventa. Esatto, ci stiamo condannando a un allenamento più intenso. L'ultima domandina, il tuo cuoricino. No, non mi interessa cosa hai fatto a San Valentino, no, mi fa piacere per te, no. Si guarisce prima o poi, mi interessa proprio non ha mai se avuto problemi, no. Perfetto. Ultimo elettrocardiogramma, non di molto tempo fa, dice che è tutto a posto. Ottimo, che è sempre bene farlo, a volte può essere noioso, però è sempre consigliabile farlo. Devi promettere solennemente che quello che mi hai detto adesso risulterà il vero, un allenamento semplice, efficace e divertente, senza massacrarti troppo. L'avete sentito, Alessandro lo ha detto, semplice, efficace, che non mi massacrerà alla fine della fine. Non ho detto, non eccessivamente. Pensavo che ho interpretato. Allora facciamo così, per autocondannarti ti lascio il pulsante dell'invio, così il tuo programma di allenamento. Da qua parte tutto, Tino. Alessandro. Pensa a quei 10 kg che vuoi perdere. Basta, ok. La determinazione ha preso il sopravvento, qui tac. L'obiettivo è chiaro. 10 kg. I tuoi 10 kg, i tuoi valori sono chiari. Dobbiamo solo iniziare l'allenamento.
Ora non ci resta che andare in sala attrezzi. No, non ci resta che piangere, no. Sicuramente. Dobbiamo andare anche in sala attrezzi. Temo di sì. Quindi ora ti accompagnerò di là e cominceremo un pochino il nostro allenamento. Lì ti aspettano due miei collaboratori. Ma sono pronti. Visto dal vetro. Temo di sì, proprio loro. Ti non ho idea. Domenico e Nicola sono lì appositamente per te. Sanno già tutto. Sono già in forma, catechizzati a dove. Esatto. Vabbè, di no.